vinceva 3 gare consecutive dalla primavera del 2015, che magari potrebbe anche non voler dire nulla, però comunque è sintomo di un qualcosa che è cambiato. Ma intanto è cambiata la classifica, credo che sia, l'aspetto, vuol dire, la vita è fatta di opinioni e dati di fatto, le opinioni è un aspetto, i dati di fatto sono questi che lei cita. E sicuramente la classifica oggi dice che abbiamo 3 punti in più e possiamo guardare al futuro con determinazione, cattiveria agonistica, rabbia, per poterla migliorare ancora ulteriormente. E... rimanendo... qui piedi per terra, esatto, bravo. Mister, se 3 indizi fanno una prova, no? Questa è la tua 3ª partita, stai vedendo il Teramo come lo vorresti tu, a tua immagine e somiglianza? Cioè ci stiamo avvicinando a quel Teramo che avevi in mente? Ma io parto da noi come staff, logicamente con delle linee guida volute da me, partiamo da un aspetto importante nella gestione. La partita, il calciatore, tecnico, tattico, fisico, motivazionale, psicologico, tra virgolette. E sicuramente noi vogliamo credere in noi stessi, vogliamo credere che possiamo giocarcela con tutti e che possiamo fare il risultato con tutti. E questo è il nostro credo, prima dell'aspetto tecnico-tattico. Poi, credo che anche dal punto di vista tecnico-tattico stiamo lavorando molto bene. Non tante occasioni, però quelle poche concretizzate. È una nota di merito. Ma forse sì, forse no, ma il Ravenna non concede poco a tutti perché è una squadra molto, molto difensiva, molto organizzata. Dal punto di vista difensivo è una squadra che concede veramente, veramente poco, lottano su tutti i palloni, non permettono di fare un pressing perché calciano molto la palla con gioco diretto, quindi non permettono a nessuno di recuperare palla nella loro 3/4 campo. Noi siamo stati pericolosi su qualche giocata e poi siamo stati pericolosi anche con molto molto coraggio su un calcio d'angolo. Loro siamo rimasti su in 3, loro hanno portato 7 in area e noi siamo rimasti in 3 lo stesso, non siamo andati a marcarli, e questa è una cosa che mi eccita. Allontanato per la disperazione dell'occasione fallita da Zecca? No, avevo esultato, pensavo che era gol. Eccesso di esultanza, non mi è mai capitato. Il gol del pareggio del Ravenna e poi l'immediata risposta, questo è anche un segnale del Teramo che non si abbatte ed è capace di ripartire subito. Sì, quello che abbiamo detto, che ho detto poc'anzi, abbiamo questa chiara e coerente, perché poi è dimostrata con i fatti, volontà di non mollare mai, di cercare la vittoria sempre, di cercarla attraverso le nostre caratteristiche. Quindi questo è, voglio vedere questo tipo di calciatori che credono in se stessi, e così è. Come valuta la prestazione di Piccioni? A noi è sembrato molto attivo dall'esterno. Molto buona. E sulla scia del credere in se stessi, mi sembra che oggi il Teramo abbia sofferto comunque meno rispetto alle gare precedenti in cui magari la sì, è vero, abbiamo sofferto molto meno, ma paradossalmente nel momento di meno sofferenza abbiamo preso l'uno pari su un'azione poco chiara, nel senso una palla buttata lì, e quindi, però nel momento di, ecco, che forse soffriamo meno e stavamo cominciando a sfruttare qualche spazio a disposizione con più continuità. Però ecco, ormai la partita è finita, ce la siamo goduta e pensiamo a lavorare e andiamo avanti con la testa giusta, senza creare aspettative. Come ho detto prima ai colleghi, le aspettative è leopardiano pensiero, mi dispiace, però creano illusioni e spesso queste illusioni generano delusioni. Andare avanti significa pensare a fermo, una partita, se vogliamo, anomala per la classifica, perché la Fermana oggi ha battuto il Pordenone. Che il Teramo si ritrova dentro la zona playoff, un qualcosa che molti non avrebbero mai creduto alla vigilia di questa giornata. Quindi è uno scontro salvezza. No, non ho capito. Il suo parere sulla settimana che verrà. La settimana che verrà abbiamo mercoledì la partita con la San Benedettese e vediamo di far giocare. Vediamo con, adesso martedì ci alleniamo mercoledì mattina e poi la sera affrontiamo questa Coppa Italia contro una squadra molto, anche loro molto fisica, molto, molto organizzata, e quindi cerchiamo di passare il turno e poi pensiamo alla trasferta di Teramo e di Fermo, scusate.
visto che dici che non ti aspetti nulla per non rimanere poi deluso, non ti aspettavi ovviamente sederti in panchina e avere tre vittorie consecutive? Ma non mi aspettavo, non mi aspettavo nulla, quindi vuoi dire mi prendo tutto quello che viene, perché credo che sia giusto così, anche perché spesso è così, ma se ci pensate bene poi anche nelle piccole cose quotidiane è così.